Bentornati con il TG11. Apriamo il nostro TG con il ritorno nella villa di Arcole del Premier. Oggi, nel primo pomeriggio, è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano il Premier Silvio Berlusconi dopo l'incresciosa aggressione avuta domenica in Piazza del Duomo. Il primo ministro è arrivato ad Arcole per la convalescenza che avverrà a Villa San Martino verso le 16 e ha trovato ad accoglierlo il sindaco della città Marco Rocchini in fasce tricolore a dargli il bentornato. Berlusconi è sceso dall'auto e ha salutato con piacere il primo cittadino di Arcore, trovando anche moltissimi cartelli di bentornato sul cancello della propria villa, appesi dalla gente comune. Per questo ritorno la città brianzola è stata occupata da decine di mezzi e forze dell'ordine già da ieri che circondavano l'abitazione del Premier. Passiamo alla cronaca. Sgomberato campo nomadi. Ieri pomeriggio è stata portata a termine dagli agenti della polizia locale in collaborazione con i carabinieri di Monza un'operazione di sgombero di un campo nomadi situato in via Marco d'Agrate nella zona di Sant'Albino. Sul posto sono stati sgomberati due camper abitati da 8 adulti e 2 minorenni che si sono allontanati dal territorio monzese dopo aver ripulito dai loro rifiuti l'area occupata abusivamente. Prosegue così l'impegno dell'amministrazione monzese nel mantenimento della linea zero campi nomadi per un ripristino della sicurezza in città. Rimaniamo nel campo della cronaca con un 50enne a bordo di un motorino rubato. Ieri, nell'ambito dei controlli effettuati dagli agenti della polizia locale nel quartiere di Sant'Albino, è stato fermato un 50enne a bordo di un motorino che successivamente si è scoperto essere stato rubato. L'uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione e il mezzo verrà restituito nei prossimi giorni al legittimo proprietario. Cambiamo totalmente genere e passiamo a comici in carcere. Ieri abbiamo assistito con le nostre telecamere ad uno spettacolo di cabaret tenutosi nella casa circondariale di Monza con i comici dello Zeli. L'evento, chiamato Archè, una risata d'evasione, è stato organizzato dall'Onlus Zero Confini. Prima della serata, che andrà in onda sulla nostra rete domani sera, abbiamo intervistato l'attore Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto Facchetti, ex giocatore presidente dell'Inter, che nei mesi precedenti ha insegnato recitazione ai detenuti e con i suoi collaboratori ha riorganizzato il teatro del carcere. Ecco l'intervista. Siamo qua con Gianfelice Facchetti. Prima di tutto una parola sul carcere di Monza e sul rapporto che ha col carcere. Il rapporto è un rapporto che è iniziato poco più di 3 mesi fa, abbiamo portato avanti questa esperienza che è stata ridotta in poche parole, quella di trasformare questo ambiente che era di fatto un teatro ma non agibile, facendolo diventare un teatro più accogliente, funzionante con un impianto luci audio, e intanto lavorare con un gruppo di 15-20 detenuti per realizzare insieme uno spettacolo, dando a loro la possibilità di così avvicinarsi al linguaggio del teatro per quelle che sono le cose più importanti per noi, per me e le persone che lavorano con me, come Pietro De Pascalis, Vittoria Papaleo, che si è occupata dei costumi, e Pietro De Pascalis, che ha lavorato insieme a me sulla parte più recitativa. Un'esperienza diversa ma penso gratificante per lei. No, decisamente. L'altra sera nel vedere il lavoro finale abbiamo raccolto tutti il senso di quello che abbiamo fatto per questi 3 mesi, perché comunque gli attori sono stati in grado di reggere la scena da soli, senza suggeritori, senza nulla, ma e di farlo divertendosi. Quindi penso che siamo riusciti a dare loro qualcosa e noi ad avere tanto. È un'esperienza che si ripeterà più presto? Adesso l'intenzione credo che ci sia da parte della direzione del carcere di Monza di dare continuità, perché questo poi diventa importante al di là delle persone che entrano e escono.
comunque avere la possibilità per uno che è in cella per parecchie ore al giorno di uno spazio dove poter, come dire, dare sfogo libero ai propri pensieri, alle paure, a tante cose, insomma, credo che sia non solo un momento di stacco, di divertimento, ma anche veramente la possibilità anche per confrontarsi con chi fa un altro mestiere come noi, no? Quindi vedere anche altre scelte di vita fatte da altre persone. Quindi sicuramente ci rimetteremo adesso a tavolino per ridisegnare il progetto e cercare di farlo ripartire qui dentro il prima possibile. Invece, ultime due domande, una sulla vita professionale, cosa sta facendo in questo momento? Ah, in questo momento appunto abbiamo fino a 2-3 giorni fa l'attività principale era qua. C'è uno spettacolo che stiamo portando avanti da un anno all'Istituto dei Ciechi di Milano, che è una cosa molto particolare, uno spettacolo che si svolge interamente al buio per 40 spettatori e questo con un appuntamento mensile con due repliche ogni sera lo portiamo avanti e continuerà adesso da gennaio in poi. Abbiamo una ripresa dell'ultimo lavoro che ho scritto, che è uno spettacolo che tratta, insomma, racconta liberamente del mito di Icaro. Quindi insomma ci sono lavori nuovi che stanno per nascere, ma insomma ce n'è. Vi ricordo che lo spettacolo completo andrà in onda domani alle 21 con al seguito l'intervista completa fatta a Gianfelice Facchetti e anche l'intervista fatta dal mio collega Alberto Butti al direttore della Casa Circondariale di Monza, il dottor Massimo Parisi. Passiamo a un altro evento. Presentazione della voce dell'organo. Oggi alle 11 presso la sala auditorium della sede della provincia di Monza è stata presentata la prima rassegna organistica della provincia di Monza e Brianza dal nome La voce dell'organo, che si svolgerà nelle chiese di Monza, Seveso, Arcore, Besana Brianza, Carate Brianza, Limbiate e Giussano. Hanno presentato la rassegna il presidente della provincia Dario Allevi, l'assessore alla cultura e beni culturali Enrico Elli, con la partecipazione del responsabile del servizio per la pastorale liturgica della diocesi di Milano, sezione musica sacra, Don Cesare Pavesi, e il direttore artistico dell'evento, il maestro Giulio Marcanti. Finiamo con le previsioni del tempo per venerdì 18 dicembre. Stato del cielo, dal mattino annuvolamenti sparsi su prealpi e relativa fascia pedemontana, altrove sereno o poco numeroso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità da ovest con addensamenti su pianura occidentale e oltre Po Pavese. Dal tardo pomeriggio ovunque coperto, precipitazioni fino a mattino non si esclude nevischio su prealpi bresciane e bergamasche. Dal tardo pomeriggio nevicate molto deboli da 1 a 5 cm sull'oltre Po Pavese, in successiva espansione anche sulla bassa pianura. Non si esclude in tarda serata l'interessamento dell'alta pianura occidentale. Venti in pianura moderati orientali, in montagna da deboli a moderati variabili. Temperature minime in moderato calo, massime in moderato calo. In pianura minime tra i meno 7 e i meno 1 gradi, massime tra i meno 1 e 2 gradi. Con questo finiamo il TG e l'appuntamento è per domani.